Allora, eccoci, siamo alla pasticceria Walter Musco di Roma, di Largo Bompiani, una delle migliori pasticcerie di Roma senza dubbio, e Walter, che è proprietario Pastry Chef, ci spiega come fa la sua versione della crema pasticcera. Allora, la crema pasticcera è uno dei prodotti principali della pasticceria, è una crema estremamente semplice da realizzare anche a casa, ed è estremamente versatile, nel senso la possiamo utilizzare tagliata con altri elementi, il cioccolato, il pistacchio, la panna, e rendere questa crema un prodotto diverso, differente da poter utilizzare in altre preparazioni. Si abbina perfettamente con gli altri elementi classici della pasticceria, quindi dagli choux agli eclair, che sono la stessa cosa in forma diversa, alla pan di Spagna, e possiamo realizzare la classica mimosa o altrimenti il millefoglie, quindi un millefoglie con crema pasticcera o, come vi dicevo prima, tagliata con la panna, una crema chantilly versione italiana. Per la preparazione è estremamente semplice, nel senso è un prodotto che si può realizzare con grande facilità in casa, bisogna avere semplicemente alcune accortezze. È diviso in due parti, la parte liquida, quindi il latte, e altri tre elementi. Abbiamo due polveri e le uova, esclusivamente i tuorli. Le due polveri sono composte da una parte di zucchero e una parte di amidi, e questo è un elemento molto importante. Ripeto, si può fare a casa, apriamo la dispensa e abbiamo tutti quanti gli ingredienti. Probabilmente non abbiamo gli amidi, ma così come una volta la crema pasticcera si faceva con la farina, anche oggi possiamo continuarla a casa a fare con la farina, se non disponiamo di amidi. La resa è però diversa, quindi una crema pasticcera a base di farina sarà una crema pasticcera un po' più densa e meno setosa e meno lucida. Nel caso mio utilizzo un 50% di amidi di mais e un 50% di riso. Si può usare fecola di patate, si può usare tutti quanti gli amidi. Per quanto riguarda invece l'aromatizzazione, questo è un altro passaggio, un elemento importantissimo per la nostra crema pasticcera. Possiamo utilizzare dalla più pregiata vaniglia sino a zeste di lime o zeste di arancia. Per quanto riguarda la vaniglia che utilizziamo qui in pasticceria, noi ci forniamo direttamente da un produttore polinesiano che ci dà una Grand Cru della vaniglia Tahitiana. In questo caso utilizziamo una Raiteia Grand Cru. È un baccello di circa 9-13 cm, estremamente colposo, ricco e con una profumazione e una durata che è lunghissima. Per quanto riguarda la preparazione, ci forniamo di due pentolini, possiamo utilizzare anche un solo pentolino e una piccola boule, dove in una mettiamo le polveri ed il tuorlo e mescoliamo il tutto, rendendo appunto questo impasto fluido e sedoso. Chiaramente ancora non siamo arrivati alla crema e ci aiutiamo con un frustino. Dall'altra parte inseriamo invece il latte. Latte ovviamente intero. All'interno del latte inseriamo gli aromi. Possiamo inserire, come ho detto, il limone o possiamo inserire il baccello di vaniglia che andiamo ad incidere. E abbiamo qui i semini della vaniglia. A seconda di quanto vogliamo aromatizzare la nostra crema, ne usiamo mezzo, uno o a volte anche più di uno. A questo punto accendiamo la nostra piastra o i nostri fuochi e deve andare lentamente, piano piano, fino al raggiungimento del bollore.
mescoliamo, aspettiamo che i baccelli si separino. E pian piano che il latte si scalda lo vedremo pieno di questi puntini bianchi. E quindi passiamo alle polveri. Inseriamo, io per comodità, ripeto, utilizzo un altro pentolino, ma possiamo utilizzare una boule. Inseriamo lo zucchero, inseriamo gli amidi, mescoliamo. E inseriamo il tuorlo. E mescoliamo. Anche in questo caso il tuorlo, abbiamo una grande distinzione tra il nord e il sud Italia. In nord Italia si preferiscono tuorli pasta gialla, in sud Italia, nello specifico in Campania, nella costiera amalfitana, i tuorli non hanno questa, o meglio, non i tuorli, i pasticceri non hanno questa esigenza, tant'è che le creme pasticcere o i lievitati in centro sud Italia sono prevalentemente con un impasto molto molto chiaro, un po' spento. A mio avviso la bellezza della crema è proprio il fatto che debba ricordare, come lo zabaione, debba ricordare l'uovo, ok? E' ovvio che come la vaniglia, gli aromi, il latte, è importantissimo che anche l'uovo sia un uovo di qualità. Quindi preferibilmente allevato non solo all'aperto, che vuol dire poco, ma allevato a terra. Ok, il latte comincia la fase del bollore e adesso lo andremo ad inserire un pochino per volta in quest'altro pentolino dove ci sono polveri e tuorlo. Lo inseriamo un pochino alla volta, per quale motivo? Per evitare che il tuorlo vada a coagulare, quindi a stracciare. Ora, anche in questa cosa qui, in questa fase qua, ci potremmo aiutare con un setaccio per evitare che alcuni pezzi di vaniglia del baccello siano interi. Quindi in questo caso qui io cercherò di fare un po' attenzione, versare un pochino alla volta e mescolare. Diciamo in 2-3 volte fa più che bene. Benissimo, a questo punto procediamo alla cottura. Sempre mescolando per evitare che la parte bassa, appunto, della nostra preparazione, della nostra crema, si possa attaccare al pentolino. E ci aiutiamo con una risa da cottura.
Ora, questa fase qui può sempre essere legata al nostro gusto, nel senso più andiamo a cuocere la crema, più gli amidi agiscono e di conseguenza possiamo avere una crema più o meno densa. Questa operazione in pasticceria noi ovviamente non la facciamo né sul fuoco né sulle piastre ad induzione, perché i quantitativi che noi utilizziamo sono estremamente più grandi. Comincia ad addensare. Quali sono, Walter, i dolci, i tuoi dolci in cui la crema pasticcera ha un ruolo più centrale, quindi deve essere, è sempre impeccabile, insomma, però deve essere assolutamente il millefoglie. Il millefoglie, l'éclair con crema pasticcera, quindi laddove la crema, diciamo, è l'elemento principe della ricetta, la crema deve essere perfetta. Allora, qui questa è una prima. Ok. E la crema è fatta. Ora, un procedimento molto importante in questa fase qui è quella di raffreddamento, nel senso qui siamo arrivati appunto ad una temperatura molto elevata. Adesso l'accortezza sarebbe quella di travasare questa crema pasticcera in un altro contenitore. Se l'altro contenitore lo abbiamo mantenuto in frigorifero, la crema pasticcera abbassa chiaramente la temperatura e la dobbiamo portare almeno a 50 gradi. Quindi la fase di raffreddamento che noi abbiamo incorporata nella nostra macchina fa sì che la crema si stemperi in modo più veloce. Quindi questa è una bulgia fredda? No, questa qui non è fredda, però ripeto, se volessimo un raffreddamento più veloce basterebbe mettere una bulla, un recipiente, quello che sia, in conservatore, in freezer, in modo tale che le pareti sono belle belle fredde e la temperatura della crema si abbassa in modo più veloce, fino appunto al raggiungimento dei 50 gradi. Se poi, questo è il risultato, volessimo pulire da eventuali impurità, come ad esempio questo che è un filamento del baccello di vaniglia, ok, possiamo setacciarla ulteriormente. Certo. Questa adesso ha bisogno semplicemente di freddare e poi può essere utilizzata o spalmata su un pan di spagna, oppure se vogliamo fare una mimosa, oppure la inseriamo in un sac à poche e possiamo fare una bellissima millefoglie con dei ciuffetti esterni per dargli anche una estetica. Perfetto, grazie Walter. Prego, grazie. Grazie a te, grazie a te.